Benvenuti in questo caldo pomeriggio milanese, grazie a Maurizio che ha introdotto i lavori. Siamo appunto al secondo appuntamento di questo ciclo di incontri. La settimana scorsa ci siamo occupati della rappresentanza delle associazioni e del rapporto con le associazioni. Oggi invece concentriamo la nostra attenzione sul Partito Democratico, che si avvicina appunto al congresso. Il risultato del 4 marzo ha posto il Partito Democratico, e non solo, ha posto il Paese anche di fronte a uno scenario totalmente inedito. Il Partito Democratico è un, diciamo, crocevia della sua storia della storia del paese tutto, anzi direi più che crocevia, uno di quegli svincoli da autostrada di Los Angeles con tante uscite, ed estremamente complicato capire quale imboccare. Il risultato del 4 marzo ha, come dire, messo in discussione le fondamenta su cui il Partito Democratico è stato costruito non tanto tempo fa, in realtà è ancora, diciamo, giovane come esperienza politica, ma in questi 10 anni scenari e personaggi si sono succeduti a ritmo, come dire, velocissimo, e ponendoci sempre di fronte a scelte diverse nelle situazioni completamente mutate. Il 4 marzo appunto ha messo in discussione i nostri principi fondanti, quello della vocazione, ne cito solamente pochi, insomma poi il dibattito li svilupperà: la vocazione maggioritaria, il mandato, insomma la vocazione di essere un partito non solo di rappresentanza ma un partito di governo. Il 4 marzo ci ha detto anche che appunto aver governato bene, aver portato anche dei importanti principi di innovazione, di riforma in temi come quello del lavoro, come quello della scuola, come quello dei diritti, che non erano stati, diciamo, ancora ben affrontati in maniera decisa, in maniera virtuosa. Questo non ci ha permesso di riconfermare il nostro risultato. Sabato ci sarà appunto è stata convocata l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, che dovrebbe avviare appunto il percorso congressuale. Vediamo appunto quali ipotesi di lavoro ci sono sul terreno, quali anche ipotesi di leadership. Sappiamo appunto che alcuni esponenti del partito, del governo, si sono anche già, diciamo, proposti con anche proposte programmatiche, non solo diciamo proposizioni personali. Chiudo dicendo che questo lavoro di approfondimento, importante approfondimento, riflessione, di ristrutturazione, insomma, culturale, anche di azione politica, di linea politica del Partito Democratico, non può svolgersi senza che in contemporanea si porti avanti, come i parlamentari presenti a questo tavolo sanno, si porti avanti l'opposizione in Parlamento e si porti avanti sui territori non solo l'opposizione, ma si porti avanti anche il governo nelle realtà che ancora governiamo. E lascerei a questo punto la parola a Alessandro Alfieri, segretario del PD Lombardia e anche parlamentare, senatore, insomma, parlamentare di questa nuova legislatura. Grazie, ringrazio per l'invito. Io penso abbiamo bisogno di luoghi di confronto fuori dall'emergenza quotidiana per ragionare sul lavoro che dobbiamo fare. Hai detto bene,
la batosta che abbiamo preso il 4 marzo si è fatta sentire, e quindi come quei pugili imbambolati, non nascondiamoci dietro un dito, hanno bisogno di riprendersi avendo i luoghi giusti dove discutere. A mio avviso non sono i giornali, non sono i media, ma è un percorso ordinato, democratico, partecipato, qual è un congresso vero. Perché se noi non costruiamo quel percorso partecipato, democratico, vero, in cui ci si confronta anche in maniera accesa, qualcun altro si incarica di farlo per conto nostro. Quindi lo fanno i giornali, lo fanno i media, spesso costruendo del Partito Democratico una caricatura. Io lo dico spesso, girando le feste, a me piace andare in giro per la Lombardia da segretario del partito, andare a trovare i nostri, perché le feste sono spesso l'occasione in cui trovi i nostri amministratori locali, per i nostri volontari che ringraziamo per il lavoro che fanno, per il fatto che ci permettono ancora di fare delle feste partecipate. E perché citavo gli amministratori locali? Lo dico spesso, dico questo numero che è un numero impressionante se ci soffermiamo. Tra iscritti al Partito Democratico e che appartengono al centro-sinistra e alle liste civiche, in Lombardia abbiamo oltre 6.000 amministratori locali, è un numero impressionante, fanno un lavoro straordinario, sacrificando spesso tempo alla propria vita, degli affetti e professionale, e di questa parte che ha tenuto anche insieme la coesione sociale delle nostre comunità se ne parla poco, ma il PD che io conosco è soprattutto quello. E invece di cosa si racconta sui giornali, sui media? Dei litigi, degli scontri. Ecco, allora per quello c'è bisogno di un percorso ordinato, prendendoci il tempo giusto. Io non sono né per le soluzioni affrettate, cioè per andare a breve, a settembre, ottobre, come avevo sentito dire, perché sennò rischiamo quello che abbiamo visto nei passaggi passati, e cioè la conta sul leader. Ecco, noi in un momento come questo serve una riflessione profonda sui temi, sui contenuti, una riflessione sulla nostra società, come è cambiata sotto i colpi della globalizzazione. Non abbiamo bisogno di fare un referendum su una persona, è vero, una persona esprime anche un tipo di leadership, delle idee, ma ci siamo soffermati solo su quello, specialmente l'ultimo. Abbiamo saltato tutta quella riflessione di cui avevamo bisogno all'indomani di una sconfitta pesante come quella del referendum, che metteva in discussione il lavoro fatto, l'idea di un certo tipo di riformismo. E allora dico, io sono contrario ad andare velocemente, a trasformare solo in una conta, ma sarebbe anche sbagliato, e qui dico la mia opinione personale, andare dopo le europee. Le europee sono un punto di snodo importante, spartiacque. Sulle europee possiamo recuperare un terreno a noi più favorevole. Su un'idea d'Europa, tra poco ci arriverò, e mi piace insomma che ci sia Piero, che su questi temi si è speso per anni, sia al governo che nel partito, e abbiamo bisogno di una leadership da costruire attraverso un dibattito sui contenuti che sia in grado di affrontare quella sfida, che sarà il momento in cui sul terreno dell'Europa si misura la sfida fra chi vuole responsabilmente provare a cambiarla, questa Europa, che però non è imprescindibile, e chi la vuole lasciare, chi vuole uscire dall'euro, chi vuole andare alla deriva nel Mediterraneo per andare chissà dove. L'Europa è qualcosa di originale nel panorama, e spesso noi la sottovalutiamo, no? Perché viene definita come l'Europa matrigna, ma l'Europa è la somma degli stati oggi, spesso degli egoismi degli stati. Quella descritta da Salvini è quella che lui perpetua, e cioè l'Europa degli egoismi nazionali. È un'altra roba, non è quella che avevano pensato delle persone illuminate probabilmente nell'inverno più terribile della storia del Novecento, inverno del 41, sembrava ormai Hitler potesse avanzare verso Mosca, indisturbato, Rommel nel nord dell'Africa. Ecco, in quell'inverno caratterizzato dalle tenebre, in un'isola del Tirreno, tre persone che venivano da storie differenti si ritrovarono, erano andati lì non per vacanza, chiaramente, perché erano stati mandati dal regime, e avevano pensato che l'unico modo per superare gli egoismi nazionali e non rivivere l'orrore della guerra e dei morti che erano stati subiti, delle persecuzioni razziali, era quello di fare gli Stati Uniti d'Europa. Un organismo originale, studiato dagli analisti e dai politologi di tutto il mondo, perché lì dentro c'era l'idea che gli Stati, nazione, da solo non erano più in grado di affrontare alcune sfide epocali. Ma
un'Europa che invece riusciva a mettere insieme, e poi nel 1950 il primo passaggio, a mettere insieme il carbone e l'acciaio, cioè le materie prime con cui ci si era combattuti negli anni precedenti. Lì nasce il sogno dell'Europa, il sogno dei padri fondatori, quello che portò poi alla fine degli anni 90 a spingere fortemente verso l'allargamento, che era stato visto in maniera ideale come la possibilità di chiudere una ferita. Il vecchio continente separato in due sotto le influenze del mondo occidentale e del mondo sovietico. E mi ricordo che andando in giro, allora conobbi Piero, io lavoravo al Ministero degli Esteri, io facevo questo lavoro di andare in giro per l'Europa e di convincere a fare quelle riforme necessarie per entrare nell'ambito europeo, per reggere la concorrenza, per fare quelle riforme necessarie. Noi diciamo, democratizzate le vostre istituzioni se volete entrare a far parte di quest'area di pace, di benessere e di prosperità. E noi gli abbiamo dato vagonate di soldi che andavano prima alle nostre regioni del sud. E oggi, quando noi gli chiediamo di prendersi 1000 rifugiati, paesi di Visegrad, in testa la Polonia e Orban, ci dicono no grazie. Allora, il tema è come ritornare all'idea dei padri fondatori, cioè quell'idea in cui coniugare responsabilità e solidarietà in un'organizzazione clamorosamente originale, straordinariamente originale, come disse Schuman, con sforzi di fantasia, diciamo, proporzionali alle minacce che uno ha davanti. Le minacce che abbiamo davanti adesso sono notevoli, sono rappresentate dal populismo, sono rappresentate dalla disgregazione dell'idea d'Europa. Ecco, lì, su quel campo lì, a mio avviso, c'è la possibilità di costruire la riscossa, quindi non un fronte antipopulista in senso largo, ma ripartire dai nostri valori, l'idea d'Europa, l'idea di una solidarietà positiva, mettersi insieme, di mutualismo, mettersi insieme per risolvere insieme delle grandi sfide che da solo, con le mere misure nazionali, non sei in grado. Su quel terreno si può ripartire, si può costruire, diciamo, un'alleanza larga, e le europee sono il primo banco di prova. Dobbiamo fare esaurire la luna di miele che c'è nei confronti del paese, del governo giallo-verde e soprattutto di Salvini. Mettiamocelo in testa, io ho letto anche delle interviste ultimamente, parlano di Lega razzista, xenofoba, cioè attenzione a descriverla solo così, perché c'è dentro quel pezzo lì, ma c'è dentro anche un pezzo moderato che vede Salvini come l'uomo del cambiamento, né più né meno di come hanno visto Renzi nel 2014. Purtroppo è così, può piacere o non piacere, può sembrare blasfemo, ma è così. Salvini viene visto oggi come l'uomo del cambiamento, che può rompere rispetto al passato. Allora, è chiaro che noi dobbiamo far esaurire questa luna di miele e non possiamo però far passare il tempo non facendo niente. Dobbiamo fare battaglia sui principi, sui valori, sulla nostra storia. Perché oggi la posta in gioco, a mio avviso, è questo che dobbiamo far capire fino in fondo, soprattutto a quell'elettorato, magari che è stato appunto affascinato da Salvini, ma è un elettorato storicamente moderato, la posta in gioco è la qualità della nostra democrazia. La qualità della nostra democrazia. A me è impressionato, insomma, alcune prime uscite fatte dai deputati, senatori di 5 Stelle e Lega, che in qualche modo con fastidio, guardando verso di noi, però adesso avete rotto con questi diritti politici, civili, basta, insomma, bisogna parlare anche dei soldi da mettere in tasca agli italiani, i diritti economici, sociali, una cosa vecchia come il mondo. Ma attenzione, perché lì si misura l'arretramento della nostra democrazia, che è andata avanti nel momento in cui insieme abbiamo fatto riforme che portavano avanti, facevano fare un passo in avanti alla nostra società sul versante dei diritti civili e dei diritti politici e insieme dei diritti economici e sociali. Cioè, guai se si crea appunto una dialettica tra i diritti e i bisogni. E io l'ho visto e lo vedo anche sul versante della politica estera e delle relazioni internazionali. Quando Salvini ammicca la Russia, non è solo perché hanno firmato l'accordo con Russia Unita e prima o poi dovranno spiegare anche altri tipi di relazioni che ci sono, e non solo perché lui dice di voler tutelare gli interessi dei piccoli imprenditori lombardi e veneti che sono penalizzati dalle sanzioni, ma dietro c'è un'idea di democrazia autoritaria che dice: vabbè, diamo qualcosa in più di pensione, mettiamo qualche soldo in più sugli stipendi e poi delle conquiste storiche sulla libertà di pensiero, libertà di stampa, la libertà di orientamento sessuale, di religione, quelle cose sono secondarie. E questo è un punto fondamentale.
la battaglia per la qualità della nostra democrazia che dicevo prima. E su questo va fatto anche sul versante dell'immigrazione, della politica estera. Io penso che questo sia un punto fondamentale per spiegare e ragionare che un approccio corretto sulla politica estera e sulle relazioni internazionali ha a che fare con il nostro modo di vivere, ha a che fare con la nostra sicurezza. Ma noi pensiamo davvero che non sia neutro ai fini della sicurezza e della stabilità del nostro paese in questi anni la politica estera, l'atteggiamento che noi abbiamo tenuto nei confronti non solo dei partner europei ma dei partner mediterranei? Abbiamo tenuto la barra dritta. Governo di centro-sinistra, anche governo di centro-destra, lo stesso Berlusconi, al netto di alcune sceneggiate che tutti ci ricordiamo, ma sul tema della scelta atlantica, intesa non solo come una scelta di campo nelle relazioni internazionali, ma anche come un richiamo dei valori condivisi. Il tema della costruzione europea, detta come l'ho definita prima, come strumento per risolvere e rispondere a grandi sfide internazionali, quando diciamo i singoli paesi non sono più in grado di farlo da solo, ma anche con un'idea in cui si coniugano i diritti, la democrazia, con un'idea di crescita economica. E infine l'equilibrio nel Mediterraneo e nel vicino Oriente. Cioè, il fatto che noi non siamo andati a bombardare, ma ci siamo fatti carico della responsabilità di andare a ricostruire dentro i paesi operazioni di peacekeeping, di ricostruzione delle istituzioni, siamo andati a salvare vite. Abbiamo coniugato responsabilità e solidarietà, e non è banale ai fini della stabilità e della sicurezza nel nostro paese, attraversata dai foreign fighter di ritorno dalla Siria, esposti nel Mediterraneo. Pensiamo davvero che se non avessimo messo in campo tutti questi strumenti, anche si direbbe di soft power, noi avremmo ottenuto gli stessi risultati? Allora, questo lavoro complicato, maledettamente difficile, che richiede dialogo politico-diplomatico, pazienza nella costruzione delle relazioni, tiene in equilibrio società aperta, sicurezza e stabilità. Ecco, io non vorrei vivere in un paese dove siamo compressi nelle nostre libertà per garantire più sicurezza. Questo provo a raccontarlo quando vado nelle scuole, non ci resta andare a giocare a calcetto, al cinema, uscire liberamente perché c'è un'ossessione della sicurezza. Ecco, questo equilibrio fra società aperta e stabilità e sicurezza noi l'abbiamo costruito anche perché abbiamo tenuto quella linea dritta, responsabilità e solidarietà nella politica estera, nel rapporto con i paesi del Mediterraneo. E le sceneggiate che abbiamo visto, e chiudo su questo, le sceneggiate fatte nel Mediterraneo sulla pelle di persone disperate non è che portano l'Europa a ripensare le politiche di immigrazione, li portano all'isolamento. È il contrario di quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo abbandonato le alleanze storiche per legarci ai paesi di visa, che erano proprio quelli che non vogliono i collegamenti obbligatori, non vogliono fare la loro parte, come raccontavo prima. E allora queste sceneggiate magari ti portano qualche voto in più, che ti fa vincere qualche ballottaggio in Italia, ma poi ti fanno perdere le partite decisive in Europa. Ecco, io penso che su questi temi ad alta voce possiamo fare la nostra battaglia. Allora, dentro le istituzioni e nel partito, come dicevo prima, verso il congresso, visto che questo è il titolo che avete dato, vorrei che non fosse appunto una conta fra diverse persone, ma fosse l'occasione per parlare di questi temi, della qualità della democrazia del nostro paese, di come rimettiamo al centro le battaglie che sono state battaglie nostre, che sono nel DNA del Partito Democratico, e farlo guardando oltre la luna di miele che questo governo ha costruito con il paese, per provare a ricostruire quel terreno comune in cui allargare, rispetto anche a chi oggi sta nel Partito Democratico, dando un messaggio chiaro a chi ne è uscito ma che ha voglia di tornare a fare battaglie partendo dai temi che ho detto. Io penso ci siano le condizioni di farlo e spero che, dicevo prima con una battuta a Piero, prevalga la saggezza sabato e che tutti noi, perché siamo tutti noi dirigenti, abbiamo in mente che le decisioni che prendiamo lì sono decisioni che parlano a una comunità che continua ostinatamente a pensare che il Partito Democratico possa essere una speranza per questo paese, ma gli dobbiamo dare qualche motivazione in più, ridare un po' di entusiasmo, perché è una comunità spaesata, e uscire uniti con un messaggio chiaro sabato è il primo passo per costruire non solo la rivincita, ma per costruire una speranza per quelle tante persone che non si vogliono rassegnare a un governo come questo in cui urlare e la propaganda sono i temi centrali, quando invece c'è bisogno di rassicurare le persone e di dare una speranza di futuro.
Grazie per questa opportunità. Grazie Alessandro. Nelle mie poche parole di introduzione, ma anche Alessandro adesso nel suo intervento, abbiamo menzionato i territori, Alessandro ha usato le parole, i termini società aperta, sicurezza e stabilità. La società aperta è una società sicura, una società stabile e diciamo propositiva, si costruiscono appunto sui territori. Volevo chiedere a Barbara Agogliati, sindaco di Rozzano e consigliere della città metropolitana, un'opinione su questo, appunto in base alla sua esperienza, e anche quale pensa possa essere il contributo degli amministratori locali alla discussione che il Partito Democratico ha già iniziato, diciamo, ma formalmente avvierata sabato. Grazie. Sì, l'intervento lo faccio proprio come sindaco del PD di un comune dell'Interland. Lo sapete, connotato da una grande presenza di un quartiere popolare tra i più grandi di Milano, e quindi è un po' su questo che faccio il mio intervento. Il tema dell'incontro è chiaro, come avere un PD protagonista tra la gente e quindi come riportarlo, insomma, al suo 40%, di cosa parlare alla gente per avere il consenso, come e dove farlo, quali alleanze. Lo voglio dire, io ero anche per il colloquio con i 5 Stelle, lo dico, lo ritengo ancora di più adesso che sia stato per me un errore madornale lasciarli in balia di Salvini, e credo che avrebbe potuto essere un'opportunità anche per i tanti ballottaggi persi in questa tornata amministrativa. Dico subito in premessa che parlerò in questi pochi minuti di quello che conosco meglio, i quartieri popolari di Milano, dove appunto Lega e Movimento 5 Stelle la fanno da padroni in queste tornate elettorali, sia il 4 marzo che poi quelle amministrative. Sia chiaro, Rozzano non è solo questo, è anche tanto altro. Quello che vi descrivo è solo la parte un po' meno facile della mia città, ma che cuba un buon 30% a spanne della popolazione, quindi comunque è una fetta considerevole. Credo che quello che dirò lo possa testimoniare anche Piero Fassino, che insomma, come sindaco di Torino, abbia ben presente quelli che sono i temi delle periferie ai giorni nostri. Una volta questi erano quartieri popolati da operai impiegati, quindi magari famiglie monoreddito con una scarsa scolarizzazione, e ora quelle famiglie sono famiglie di pensionati e sono progressivamente sostituiti, diciamo così, da famiglie a bassissimo reddito o reddito zero, quindi a rischio di esclusione sociale molto elevata. Questo grazie a regolamenti regionali che vanno in questa direzione. Vorrei parlarvi quindi della frustrazione di queste masse popolari che hanno perso competitività. I nuovi ceti popolari, e dico nuovi proprio perché sono completamente diversi da quelli a cui noi siamo abituati a pensare, non riescono a trovare lavori adeguati alla loro preparazione. Hanno una bassa scolarizzazione, una scarsa attitudine anche al self-empowerment e un atteggiamento molto negativo rispetto alla società, e questa condizione non gli consente di vivere una vita che loro ritengono adeguata, un lavoro adeguato per le proprie capacità, per una vita adeguata alle proprie aspettative. Queste due cose per molti versi non stanno assieme. Hanno aspettative troppo elevate rispetto alle proprie possibilità reali, perché vivere a Milano e vivere a Rozzano costa troppo. Hanno la terza media o un professionale, sognano di fare lo scaffalista o il magazziniere, l'operaio edile, di lavorare in qualche cooperativa di security oppure a fare le pulizie, oppure quelli più spregiudicati, non so chi ha visto l'ultimo bel servizio su Rozzano di un canale 5,
Alcuni appunto sognano di fare il pusher o magari il rapinatore, e quindi di poter vivere in questo modo con due figli a carico, la moglie ovviamente che non lavora e qualche cane di grossa taglia. Sognano di uscire a mangiare la pizza il sabato con gli amici, di avere la TV al plasma, magari fare il regalo di Natale alla moglie e fare le vacanze al mare e avere quattro palmari, perché giustamente ogni componente della famiglia ne deve avere uno. E tutto questo con 1.000-1.500 euro al mese, vivendo in un alloggio popolare. Tanto l'Aler puoi pagare, non puoi, puoi anche non pagare l'affitto perché l'Aler non ti sfratta, non paghi la retta della mensa scolastica ovviamente, non paghi neanche la TARI, non ti puoi permettere il vaccino per la meningite B, perché è una roba da ricchi, perché in regione Lombardia costa 250 euro a richiamo. Ovviamente non pensi di mandare i tuoi figli all'università. La morosità nel quartiere popolare di Rozzano, Aler, arriva circa il 30%. La morosità sulla retta scolare, sulla retta della mensa scolastica, arriva al 40%, tutti i costi sociali. Chi votano queste persone? Intanto la notizia è che votano, perché sono arrivati all'86% di partecipazione al voto, quindi anche queste persone votano. E votano qualcuno che gli dice che non è colpa loro, ma è colpa della casta ovviamente, il PD, il sindaco, i banchieri, l'Europa, le ONG, e loro non riescono a vivere decentemente non perché non sono attrezzati per farlo, ma perché le risorse ci sono ma sono destinate agli altri, no? Magari ai profughi o agli immigrati che vedono sul loro stesso pianerottolo. Quindi dal mio osservatorio ritengo perfettamente inutile, anzi quasi controproducente, cercare di spiegare che non è così a persone che non hanno neanche gli strumenti linguistici idonei a capire che cos'è il PIL. E questo è un dato di fatto. Purtroppo la complessità non rientra nelle cose che riescono tante volte a padroneggiare. Quindi io credo che noi come sinistra abbiamo una narrazione del povero, di quello che vive nelle periferie, che forse è un po' anacronistica, a volte molto edulcorata, e i primi a rigettare questa narrazione sono proprio loro, quelli che ci vivono in queste periferie. Io penso che abbiamo dei contenuti e una comunicazione completamente schiacciata su dei temi su cui ci vuole portare Salvini piuttosto che il Movimento 5 Stelle. Noi siamo di sinistra, ma parlare solo dei temi di sinistra, fra virgolette, non ci porterà i voti di chi non pensa neanche un minuto al giorno ai diritti degli ultimi, al PIL, alla politica, ma solo a come sbarcare il lunario facendosi magari un selfie con la lingua di fuori. Eppure ci servono i voti anche di questi. Ci servono perché sono tanti. Personalmente sosterrò chi metterà nel programma un contingentamento dei post su determinate tematiche. Puoi parlare dei profughi solo se hai fatto almeno 10 post sul costo, sul costo e sugli orari dei mezzi pubblici, sul decoro urbano, sulla sicurezza urbana, sulla lotta allo spaccio e alla microcriminalità, sul costo dei libri scolastici, sull'educazione giovanile, sulla raccolta delle cacche dei cani, perdonatemi, lavori di manutenzione nei caseggiati Aler, come dar lavoro a chi ha 40 anni e ha la terza media, sapendo bene che non sempre è gente così meritevole. Abbiamo parlato molto qui, mi spiace, forse non la pensiamo nello stesso modo, abbiamo punti di vista un po' diversi, abbiamo parlato molto dei diritti di pochi, dei rifugiati, dei profughi, dei gay, dei disabili, e troppo poco delle possibilità e della sicurezza che bisogna dare a quelli che abitano nei nostri quartieri. E comunque nei nostri quartieri una certa percentuale è fatta di gente povera, ma una parte di queste persone che vivono in questi quartieri paga le tasse, ha un reddito e vuole dei servizi e chiede di vivere in un posto decente, sicuro, che funzioni. Ti può capitare di essere in una casa con i citofoni rotti, l'ascensore spesso è guasto, le cantine sono allagate e in altri ci sono i depositi di merce rubata. Non c'è controllo sulle persone che non rispettano le minime regole di buon vicinato. Se sei una persona per bene, ti chiedi che cosa hai fatto di male per subire tutto ciò. E se sei normale, tu, a stare in regola con i pagamenti.
Ti viene una grande insofferenza rispetto allo spacciatore o al delinquente della porta accanto che ti minaccia e se ti lamenti perché fa casino magari ti spacca anche la macchina. E ti viene insofferenza anche rispetto all'immigrato che magari non fa la indifferenziata e abbandona il sacchetto tutti i giorni di fianco all'eco point. Troppo semplice, credo che sia troppo semplice da parte nostra o da parte di alcuni di noi dargli dei fascisti o dei razzisti e passare oltre, è troppo semplice. Credo che nel nostro paese questa insofferenza abbia raggiunto il limite della sopportabilità e il senso di frustrazione ha condotto tanta gente a votare l'uomo forte, no? Salvini, e lo vediamo che nei sondaggi continua a crescere. Quello che da ordini perentori minaccia chiunque si mette sulla strada della sicurezza e della repressione. Se dobbiamo sconfiggere il populismo dobbiamo mettere in campo gente, e quindi anche farle leggere, che sappia che cosa è il popolo, come vive, che ci sappia parlare, a volte anche blandire con un po' di furbizia. Pensare alle politiche che intercettino i bisogni reali di questa gente. Scusate, ma sentivo che a Genova il centrodestra che governa la città sta pensando di dare gratis l'accesso al trasporto pubblico locale, gratis. Gli costerà 55 milioni di euro, cercano di trovare i fondi e di mettere in campo una politica che credo potrebbe essere tranquillamente una politica di sinistra, perché chi li usa i mezzi pubblici? Non li usa chi può permettersi la macchina e ha un determinato reddito e ha un determinato lavoro, i trasporti pubblici li usano la gente dei quartieri popolari. Il centrodestra a Genova dice diamoglieli gratis. A Milano stiamo ancora discutendo del biglietto unico. Allora io credo che una politica non sia ovviamente quella di mettere in campo i peggiori incubi dell'Europa, che l'Europa sta vivendo in questi anni, dell'Italia, però mettere in campo la nostra umanità, il saper rivolgere lo sguardo alle persone che vivono anche in questi quartieri e che ne sopportano tutta la fatica senza avere, come dire, la pretesa di dirgli che sì, loro fanno fatica, però effettivamente è giusto così. Dobbiamo anche saper mettere in campo questo punto di vista nei confronti di un'Europa che un pochettino questa umanità ce la sta togliendo, perché è questo sguardo verso l'altro che ci ha consentito in Italia di arrivare ad avere delle politiche di welfare e delle politiche sulla sanità, ad esempio, che fosse una sanità per tutti, che desse l'eccellenza delle cure a tutti, indipendentemente dal reddito, indipendentemente da chi se le è guadagnate. Ogni tanto sento la zanzara, e telefona sempre una persona che in realtà è un extracomunitario che dice non prima gli italiani, prima quelli che pagano, perché con tutto l'IRPEF che ho pagato io, dice lui, no, quindi io mi merito anche di più di chi magari è italiano ma che non ha pagato ancora una lira. Quindi se non vogliamo arrivare da prima gli italiani a prima quelli che pagano, credo che questo sia da difendere fortemente in Europa. Basare su questo la nostra campagna elettorale alle prossime europee, perché se no, se noi dobbiamo difendere le istituzioni, termine molto vago, credo che abbiamo già perso in partenza. Vince Salvini e vincerà facendoci molto male. E io sono uno dei comuni che va al voto assieme alle europee, quindi sto già calcolando quale potrebbe essere il pericolo imminente. Quindi spieghiamolo bene all'Europa, credo che la Merkel forse anche in questi giorni stia capendo che fare la voce ed essere troppo rigidi rispetto a determinate tematiche porti veramente ad un danno ancora peggiore, perché c'è un'esasperazione molto diffusa e molto pericolosa e credo che il vero pericolo non sia il populismo ma sia questa esasperazione che porta poi a votare al populismo. Quindi noi cerchiamo di dire qualcosa che veramente vada a interessare le vite di tante persone che vivono in queste condizioni e credo che, come dire, se possiamo portare un argomento al congresso sia questo. Grazie. E grazie Barbara, intanto ci portiamo avanti con in bocca al lupo per l'anno prossimo, noi ci portiamo avanti. Esatto. Volevamo adesso ascoltare il punto di vista di Emilia De Biasi. Emilia, ti sei sempre occupata di
tematiche inerenti alla, alla cultura, tematiche le hai seguite, diciamo, come persona del partito e come parlamentare, temi inerenti alla cultura, temi inerenti al protagonismo delle donne, anche con l'ultima avventura, insomma l'ultima esperienza di Towanda. Ti sei occupata di temi di welfare, e temi relativi alla salute. No, è solo la ricchezza di te. La domanda appunto è come tutti questi, o parte insomma di questi temi che tu hai seguito, che ti stanno a cuore, dei quali ti sei occupata, possono diventare insomma linee di lavoro, piste di lavoro per il congresso che ci attende. Grazie. Non è come, ma se. Per il semplice motivo che in questi anni, scusate, io sono una molto diretta, come sapete, in questi anni noi abbiamo assistito progressivamente alla scomparsa del soggetto partito. La scomparsa. Abbiamo lavorato molto nelle istituzioni, abbiamo lavorato anche bene, non posso dire di no. Abbiamo fatto anche cose egregie, probabilmente non in sintonia con l'opinione pubblica italiana, sicuramente diciamo cercando disperatamente di mantenere un punto di vista nazionale in un'Italia che si divideva progressivamente nuovamente fra nord e sud in modo del tutto inedito, avendo al nord il traino leghista fortissimo, avendo al sud l'inedita quanto peraltro prevedibile affermazione dei 5 Stelle. E noi abbiamo provato, ce l'abbiamo anche messa tutta, io penso, e però alla prova dei fatti abbiamo dimostrato che se non governiamo non è detto che siamo in grado di continuare ad essere un partito. Questo punto è un punto importantissimo secondo me. Io credo che sia questo un tempo di cambiamento, ci piaccia o non ci piaccia, è un tempo di cambiamento. E talvolta io credo che noi non ci siamo un po' accorti di come siano cambiate tante situazioni, cioè noi abbiamo parlato di diritti non tenendo sempre conto che la disuguaglianza e le disuguaglianze erano profondamente cambiate, non erano quelle di 20 anni fa, neanche quelle di 10 anni fa. Le disuguaglianze sono diventate crescenti e hanno caratteristiche molto diverse. In secondo luogo, la disintermediazione, che non è solo la crisi dei corpi intermedi di cui si è discusso la settimana scorsa, ma è la disintermediazione come fondamento di un populismo che non pretende, non desidera nessuna forma fra chi governa e il popolo. Grillo non parla a caso, quella che tutti hanno considerato una battuta non è secondo me una battuta, cioè quando lui dice si possono sorteggiare gli eletti fa un'affermazione che sta nel sentire populista, cioè l'inutilità della democrazia rappresentativa, non la sua caduta, l'inutilità, conscio che le sedi di decisione sono progressivamente sempre di più fuori dalle istituzioni. Problema gigantesco per noi, per la sinistra enorme. Per la sinistra enorme, ma io credo in generale per la democrazia, che abbiamo un bel parlare di Europa quando abbiamo spinte centripete all'interno di ciascuno Stato di protezionismo che noi non vedevamo da tempo. Io per carità, meno male che esiste Piero Fassino, le cose che ha detto, io concordo, diciamo, sono europeista, sono per gli Stati Uniti d'Europa, sono per tutto questo, mi rendo però conto che forse noi dovremmo un pochino anche entrare un po' più a gamba tesa su alcuni problemi, anche in modo non necessariamente gradevole per un partito della sinistra, perché la stessa idea di solidarietà, al di là diciamo del tema di solidarietà umana, di diritto umano, che per carità va assolutamente salvaguardata, da tempo però è messa in crisi, Piero ce lo ricorda da sempre, la storia dell'idraulico polacco, la storia dell'idraulico polacco, che poi lui magari ripeterà, è quella che oggi si ripete su scala più grande su qualunque cosa, dalla sicurezza ai problemi materiali,
e cioè la difficoltà di interpretare la presenza dell'altro se non in termini di minaccia. Di minaccia comunque al mio tenore di vita, di minaccia alla mia libertà, di minaccia al mio egoismo anche, no? Al fatto che la roba è mia, no? E non capisco perché io la devo dividere, anche perché è poca, avendo attraversato una crisi che ha, una crisi economica che ha provato l'Europa moltissimo, anche perché al contrario di altri stati, tipo gli Stati Uniti, l'Europa non ha parlato con una voce sola e dunque si è trovata anche in una difficoltà rispetto ad alcune politiche di innovazione. Quindi disintermediazione del mercato sullo Stato, le agenzie di rating che decidono, e disintermediazione anche per quel che riguarda poi la funzione appunto dei partiti e del nostro partito. Ora, questo congresso, che anch'io auspico venga fatto prima delle elezioni europee, diversamente penso che saremo morti, questo congresso ha un grande rischio, quello che io chiamo un vizio molto maschile, se volete, che è la cenere sotto il tappeto. Vabbè, è andata così, abbiamo perso, è stata la scoppola, poi prima c'è stata quella roba lì del referendum. Vabbè, sì, adesso guardiamo avanti. Va bene, io non sono per fare discussioni retrospettive, perché la discussione con lo specchietto retrovisore non serve a molto, ma non sono neanche per dire che non è successo niente. Cioè, scusatemi, ma responsabilità ci sono, gruppi dirigenti messi alla prova e che vanno giudicati ci sono, la situazione territoriale e organizzativa del nostro partito è da rimettere completamente in piedi, perché non è in piedi. Abbiamo un problema gigantesco, se volete, di democrazia sospesa anche, eh? Penso per esempio appunto alle donne, democrazia sospesa, noi da 5 anni non abbiamo più una conferenza delle donne, luogo definito dallo statuto nazionale del nostro partito, e uno si chiede perché, perché non si sa perché, non si sa. Allora, a Milano per fortuna noi abbiamo fatto, come sempre si fa in salsa milanese lombarda, abbiamo fatto per conto nostro, abbiamo iniziato il percorso e ci facciamo le nostre conferenze e stanno anche andando molto bene. Non è pensabile che a livello nazionale questo non accada, però. Cioè, non è pensabile che in un mondo dove leggiamo, vediamo, no? Le manifestazioni in America, le donne si muovono dovunque, il movimento MeToo, tutto quello che sta succedendo, al nostro partito facciamo finta di niente, cautamente assestati su un'idea di pari opportunità della metà degli anni Ottanta, quando le tasche erano piene e le pance pure. Eh? Non è mica più così, non è mica più così. Allora, è possibile che questo partito interessa o no il soggetto femminile? A una sinistra moderna interessa o no un patto con le donne di questo paese? Interessa o no sapere come vivono? Sapere che studiano di più, hanno maggiori risultati e sono pagate meno? Interessa o no sapere che la violenza continua in questo paese, i femminicidi vanno avanti e questo governo non ha ancora fatto uno straccio di politica in questa direzione, e anzi non lo farà, secondo me si assesterà sul livello più basso delle scelte fatte prima. Queste sono le idealità, questi sono i nostri valori, che diversamente io la vedo molto complicata e vedo un conflitto fra povertà, vedo un conflitto fra miserie, vedo un conflitto. Insomma, qui c'è qualcuno che ha fatto con me la campagna elettorale in periferia, e beh, insomma, ne abbiamo viste abbastanza, ne abbiamo viste abbastanza di egoismo, di porte sbattute in faccia, di non me ne frega niente, di dove siete stati in tutti questi anni, dove siete stati in tutti questi anni. Ora, appunto, il partito ha lavorato, abbiamo governato Milano, non posso dire che noi non abbiamo lavorato bene, ma quel bene non è stato assolutamente sufficiente. Allora, quel patto lì, il partito, questo PD, così dico chiaramente che io penso che dal PD si debba partire e ripartire, è questo PD, che tipo di alleanza sociale intende avere? Che tipo di relazioni sociali intende tornare ad avere? Se intende tornare ad avere, perché potrebbe anche essere che si scelga un'altra forma, può anche essere che si decida che non serve più, che non serve più un radicamento territoriale, nel senso di una relazione costante e continua con i problemi e le esigenze
dei diversi territori. Può anche essere, secondo me, la grande modernità non sta più nei social, che comunque esistono e sono uno degli strumenti, ma la grande modernità sta nella ripresa delle relazioni individuali e nelle relazioni interpersonali, e la grande modernità sta non più nella scelta del leader e basta, ma sta nell'idea di una politica collettiva, di una politica inclusiva, di una politica che sappia nuovamente suscitare interesse e passione, perché le persone partecipano a quell'interesse e a quella passione, non perché ascoltano qualcuno che gli dice che cosa deve pensare e se questo va bene o quest'altro non va bene, no? Cioè c'è un tema di libertà, quindi è un tema gigantesco, quello del nostro congresso che abbiamo davanti. Infine il tema non secondario, da cui è nato anche Towanda, Towanda penso che lo sappiate, insomma, questo movimento di donne del PD a cui hanno aderito anche donne fuori dal Partito Democratico, che ha prodotto un ordine del giorno che è stato poi sottoscritto da tutte le donne unitariamente, anche da uomini, nella scorsa Assemblea Nazionale. È nato come movimento di protesta su un punto molto semplice che è stato molto a cuore in questi anni, il tema del riequilibrio della rappresentanza e della democrazia paritaria, che in questo partito non c'è più, e a dispetto dello statuto, democrazia paritaria che si è sostanziata in meno 39 donne elette per via delle pluricandidature di donne che hanno lasciato il posto a 39 uomini, mal successo nella storia di questo partito. E quindi da questo siamo partiti per un'analisi anche critica e autocritica del modo di lavorare e di essere di questo partito, e abbiamo messo il punto su quello che cercavo di dirvi, cioè la necessità di riallacciare i rapporti perduti con una società in veloce mutamento e di difficile comprensione. Però infine io vorrei anche dire, dal punto di vista delle relazioni umane, io non sono un amante a oltranza del partito comunità. Penso che ci sia un elemento di modernità in una laicità dei rapporti. Certo è che questo partito, il nostro partito, ha perso quella caratteristica di umanità nelle relazioni. È diventato un partito in cui è difficile ricostruire una storia e una memoria, in cui sembra che siamo affetti da un eterno presente, e in cui è più importante la fedeltà al capo rispetto alle qualità individuali. Io a questa idea di partito mi ribello e non penso che sia la strada che dobbiamo scegliere. Dobbiamo però, penso, guardarci tutti dentro, perché i mesi e gli anni, soprattutto i mesi che abbiamo alle spalle, ci dicono di una frammentazione proprio dal punto di vista dell'umanità. Ora, in un mondo così, sarebbe paradossale che noi proponessimo un'idea di mondo, una visione di società profondamente contraddittoria con ciò che invece noi pratichiamo giorno dopo giorno. Allora penso che un po' di sincerità ci debba essere. Il pluralismo è un valore fondamentale, ma il pluralismo non può diventare evidentemente né la consorteria né gli amici di Maria De Filippi, cioè sono due cose molto diverse, no? Allora io spero che questo congresso abbia nel pluralismo la capacità di tornare ad includere quelle culture che sono state fondative del PD e che hanno ancora molto da dire, assieme alle altre culture che sono nate in questi anni e che noi non abbiamo neanche voluto vedere per tanti motivi, alcuni nobili, altri meno nobili, ma vabbè, la politica per fortuna è un fattore, è una cosa umana e non è, insomma, è fatta, è anche molto, molto imperfetta come la democrazia. Ecco, io penso che una scelta culturale che parta dall'idea di riconoscimento dell'altro, e l'altro che è diverso da noi, è in tanti modi, non è solo lo straniero, è lo straniero in senso lato, ciò che non è come noi, possa e debba essere un'idea di pluralismo aperto che dovrebbe, potrebbe, io mi auguro, far ripartire questo partito democratico, senza del quale io credo mancherebbe nel nostro paese un minimo di baricentro rispetto ad alcuni valori fondanti
di una società democratica, perché alla fine il punto vero è che l'uguaglianza è l'uguaglianza, eh? Le pari opportunità sono le pari opportunità, la solidarietà è la solidarietà, la libertà è la libertà. E che ne dica Matteo Salvini, io penso che a dispetto di ciò che noi vediamo, innovazione, modernità dal volto umano, credo che sia ancora la strada maestra del PD. Ezio Casati, la parola che è rimbalzata e che è stata menzionata più volte negli ultimi interventi è umanità. Diceva Barbara, dobbiamo mettere in campo la nostra umanità. Diceva Emilia, dobbiamo essere un partito plurale, un partito che metta al centro le relazioni virtuose, quindi non aggressive, ma tese veramente a collaborare e a lavorare insieme. Si parlava anche negli interventi precedenti di periferie, dove le periferie non sono solamente un luogo fisico, quindi non sono, diciamo, esterne sempre a un ipotetico centro, ma a volte sono, come dire, sono anche centro, perché attengono anche alla solitudine delle persone a prescindere dalla loro disponibilità economica. Tutto questo, Ezio, come può entrare nella discussione del nostro congresso? Sì, grazie Luciana. Ma innanzitutto è un'occasione importante, io poi ritorno in questo luogo e non ci veniva un po' di tempo, dove ho passato 9 anni della mia vita politica, quindi c'ho anche un po' di cuore messo qua dentro, insomma. Io mi ero fatto una serie di appunti, poi gli interventi mi hanno un po' stimolato, soprattutto quello di Barbara mi ha un po' stimolato. Provo quindi a, siccome no, mi sono fatto appunto in più giorni, non c'è una linea, un filo conduttore che porta tutto, ma è un po' una questione che muove dal cuore, come dovrebbe muovere dal cuore il tentare di dare ancora competitività ad un partito che, quando perdi 3 volte di fila, probabilmente qualche segno di disagio esiste, e da questo punto di vista bisogna che il congresso è indispensabile, deve arrivare al più presto. Guardate, mi verrebbe voglia di raccontarvi che occorre fare l'analisi di quello che è successo, che occorre fare. Proviamo a dire che dobbiamo scegliere magari il migliore che sta in campo e soprattutto dare la prova di essere un grande partito unito rispetto a, con idee diverse, con sfumature, con anche caratteristiche. Segnali, io, quando Barbara dice io ero per andare almeno a vedere le carte con le 5 Stelle, dice una cosa che per esempio io, Lorenzo, magari ci siamo parlati un po' meno, però è che è stato comunque un argomento sul quale forse valeva la pena di fare un approfondimento, cosa che la classe dirigente del nostro partito ha o stoppato o non sufficientemente spinto. Guardate, io penso che questo è un partito che debba ripartire dai territori, e lo dico da abitante del Nord Milano, che ha fatto della politica una delle sue principali passioni dal 1985 al 2018, quando ho chiuso con questa campagna elettorale faticosissima, dura, e che è ritornato nel mondo del suo territorio con più presenza, anche come riferimento, e che è ritornato a fare l'imprenditore, che vive di più il territorio e quindi che si incontra anche con quelli che non mi hanno votato, che me lo dicono: guarda, io di te ho tanta stima, ma non ti ho votato, ho votato per il cambiamento. E allora, quando uno dice: ma senti, ma questi che al sud propongono il reddito di cittadinanza, ma il reddito di cittadinanza perché arriva? Perché alla base non c'è stata una risposta di crescita rispetto a quei territori. Quale proposta c'era? Qualcosa di accennato, ma non una risposta. Poi ci sta la storia, le tradizioni, ci sta tutto, la mentalità, ci sta tutto, guardate, però
però una classe politica illuminata dà delle risposte rispetto ai bisogni e li incontra, altrimenti chi arriva con la via più semplice, quella che arriva direttamente alla pancia, per usare un termine, coglie subito nel segno, porta a casa il mazzetto del rubamazzetto. Ho girato la carta giusta, mi porto via tutto. Da qui una prima riflessione: quando si parla di umanità si parla anche delle umanità che hai di fronte, di chi il ragionamento dell'abbiamo governato bene non è sufficiente. È una cosa che la politica dovrebbe dare per scontato, quello di governare bene, altrimenti ha fallito. Quindi il governare bene, dice, ma scusa, ma io quando vado a lavorare faccio il lavoro fatto bene? Quindi tu che hai governato bene, giusto rivendicarle, però rivendichiamo un dato scontato. Doveva essere una cosa assolutamente scontata quello di governare bene. Abbiamo governato in un momento difficile, certo, abbiamo governato in un momento difficile. Però, guardate, io dico, sono rientrato a fare l'imprenditore quasi a tempo pieno, una pausa sanitaria legata a una mia vicenda, però devo dire che ho riprovato grande soddisfazione. Il fatto di poter dire che oggi per un ragazzo che arrivava dagli studi professionali noi l'abbiamo assunto a tempo indeterminato con un contratto, dopo aver utilizzato una cosa fatta bene che è l'alternanza scuola-lavoro che ha praticato per un anno, da oggi è arrivato, è venuto in ufficio e mi ha detto, io vi devo ringraziare perché pensavo di prendere 900 euro al mese e voi mi avete fatto una proposta molto più interessante. Ma sono orgoglioso, nel mio piccolo, noi abbiamo 12-13 dipendenti, di aver assunto un uomo che nel 2010 per la crisi ha chiuso la sua attività, ma faceva un lavoro che a noi interessava e l'abbiamo ripreso con un contratto a tempo indeterminato fatto dal nostro governo con il Job Act, che garantisce a me una defiscalizzazione e a lui una dignità. Quindi dove manchiamo ancora? Guardate, sono andato in farmacia a prendere dei farmaci, davanti a me c'era una signora e ha presentato una ricetta. E quando gli ha detto cosa costava, dice no, mi dica per cortesia in quella ricetta quali sono le cose più importanti che io devo prendere, perché le altre non me le posso permettere. Cioè io non posso vivere in un paese dove c'è una cosa di questo genere, io non posso vivere. Quindi da lì ritorno alla volontà di dire va bene, ci impegneremo di più per far capire che la cosa è. Oppure la figlia di un mio vicino di casa, l'ho incontrata l'altro giorno, dico allora... che fai? Si è iscritto a una scuola di professionale di moda, dice vai, cioè, non posso permettermi perché l'università per quella mia passione costa 20.000 euro all'anno, ma mio papà non se lo può permettere e quindi faccio scienze dell'educazione, un'altra cosa che mi piace, però ho buttato via 5 anni di formazione, Quindi guardate, noi dobbiamo parlare alle coscienze, alle teste, al cuore, ma un pochino anche alla pancia, perché non tutti comprendono il ragionamento politico sofisticato o il parlare soltanto al cuore o alla mente. Occorre trovare non il populismo ma il popolare, quello che la gente non vuol sentirsi dire ma che anche ha la volontà di comprendere o di mettersi in gioco, altrimenti è assolutamente difficile, perché guardate, a livello locale si può giocarsela, nel senso che se noi prendiamo il nostro partito, anche dove abbiamo perso, ha avuto, io ho in mente Cinisello, abbiamo preso il 30%, un risultato da buttare via, no, primo partito della città, ma a sinistra c'è il 3%, la lista del sindaco ha portato a casa qualcosa e siamo rimasti fermi lì, tutti gli altri contro aggregati. Quindi non basta, però da lì, cercando di prendere le figure migliori, lavorando, mettendo in gioco il fatto che siccome io ho il 30% posso anche non chiedere la massima figura di rappresentanza, ma una figura che con me o con noi condivide un percorso, si può ragionare. E da quel punto di vista far capire che non siamo quello per il quale veniamo disegnati, perché poi la fotografia
sulle quali veniamo impresse è una fotografia ingenerosa, bisogna riconoscerlo, però è una fotografia che la gente che ha votato ha letto, ha visto, è quella. Quindi se sul livello locale possiamo creare un'alternativa, sul livello nazionale è più complicata, perché la crisi dei partiti socialisti europei è da vedere, noi siamo quelli che probabilmente siamo andati meglio, però oltre a noi e a qualcosa che la società può mettere insieme come storia della politica, la sinistra ha il 3-4%, poi è finita lì. Quindi noi andiamo bene 25, andiamo benissimo 30, mettici insieme il 3-4% e finiamo lì. Gli altri sono più forti di noi. E siccome in politica vince chi prende un voto di più, il congresso deve mettere al centro un progetto che sia quello di convogliare quel civismo che, guardate, io in mente sesto, ho in mente, vedo il segretario, ho in mente sesto, il civismo che è stato conquistato al centrodestra e ha preso gli stessi voti del centrodestra alle elezioni e poi naturalmente li ha fatti vincere, e bisognava portarlo a casa noi, bisognava portarlo a casa, ma non puoi portarlo a casa con un cartello elettorale tre giorni prima, lo devi portare a casa con una politica che dica al territorio che io mi sposo alle tue politiche, io mi sposo anche alle tue posizioni, non perché io sono il più forte o fai quello che dico io, questa un po' arroganza che ci ha contraddistinto anche nella guida di questo partito, anche nella guida di questo partito. Quindi veramente occorre uno sforzo importante, che sul livello territoriale è complicato, ma se ci mettiamo testa, cuore, ragione e un po' di pancia possiamo arrivarci. Su quello nazionale pendo un po' dalle tue labbra, Piero, perché c'è bisogno di qualcosa che faccia comprendere che questo progetto che deve ripartire dai territori, insomma, chiudo dicendo, non è un caso se io ero candidato in un collegio uninominale non male, nel senso era il Nord Milano, poi vediamo l'esito, male, cioè sono arrivato terzo, cioè nel mio comune i 5 Stelle avevano, i due consiglieri comunali si erano dimessi, chi era entrato non aveva aderito al Movimento 5 Stelle, non hanno fatto un gazebo, un volantino, un manifesto, un'iniziativa, e hanno preso il 27%, il Partito Democratico il 22%. Vorrà dire che le nostre risposte, il buon governo non è stato sufficiente. C'è un mondo di impresa che guarda da quella parte e che adesso ha ragione Alfieri quando dice, guardate, c'è un innamoramento, però vedrete che poi, ma guarda Alessandro, io sono convinto che è chiaro che dal sogno tu ti desti, però bisogna capire quando ti desti, perché se ci destiamo dopo le europee è veramente troppo tardi, perché un'Europa che abbia una maggioranza, e ci si sta avvicinando ad una maggioranza che è sovranista, rischia veramente di saltare, e lo dico con preoccupazione, imprenditore che anche negli anni della crisi ci ha messo dentro di tasca propria per tenere in piedi la baracca, con soddisfazione, perché guardate, non ci ho mica messo, ci ho messo quello che gli anni buoni mi hanno garantito, e se uno ci crede in un progetto ci sta dentro fino alla fine, però quindi dobbiamo guardare con attenzione al mondo dell'imprenditoria, ma d'altro canto non possiamo distogliere lo sguardo da quel pezzo che dicevo, a Milano se vinciamo i 3 collegi del centro e perdiamo tutto il resto c'è un motivo, dall'altra parte ci stanno i lavoratori e i pensionati, quindi lì dentro oggi i pensionati prendono la 14ª, anche questo è stato un buon governo, ma probabilmente qualcuno dirà, o non si porrà la domanda, guarda, c'è un nuovo governo e è arrivata la 14ª. Questa è una sola questione sulla quale bisogna probabilmente dirlo a tutti, ma la proposta del salario minimo, guardate che è una proposta interessante non soltanto per i lavoratori dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi, perché c'è un'equità di trattamento tale che se io pago il giusto il mio dipendente e quell'altro paga ingiustamente al di sotto il dipendente, mi fa una concorrenza sleale, quindi io ho necessità che ci sia una dignità nel reddito di lavoro, anche sull'orario di lavoro,
che tanto scandalizzò una volta, probabilmente bisogna ragionare, però dobbiamo ritornare protagonisti con delle proposte che guardate, e chiudo con quello che ho già ripetuto tre volte: occorre parlare alla testa, al cuore, ma anche un po' alla pancia, perché altrimenti non è sufficiente.